questo nuovo video vi inizio questo video facendovi fare un piccolo viaggetto. Vi porto con noi durante un press trip, un viaggio stampa che abbiamo fatto a Bergamo per il mondo della mobilità elettrica. Quindi partiamo! Dove il legno dà spazio alla creatività. Uè, figa! Comunque guarda, abbiamo gli uccellini in camera. Ti voglio vedere seduta sulla poltroncina. Vabbè, ciao! Wow, bellissima! Guarda! No, vabbè! Gli uccellini! Vediamo il bagno. Tranquillità. Vieni in bagno. Beh, che bei dettagli però, eh. Bella la doccia. Guarda, vieni. No, vabbè. Dai. Bellissimo. No, vabbè, ma fa impressione. Ok, basta. Wow. Mascherina. No, me l'ho tolta. No, io. Questo è il porta Dyson. Bello. Oddio, è vero! È il porta Dyson, ma c'è anche il Dyson! No, vabbè, non ci credo! Cioè, l'ho detto a scherzo, eh! Bello, ecco, vedi, io non ce l'ho. Ok, grazie! È stato bello! Tu vuoi il massimo della salita? Perfetto. E poi di qua c'è il tuo cambio, il 5 rapporto più lungo, poi la discesa, poi man mano che aumenti ti fa la salita. È bello che non hai la catena, c'è il 5 e lì non hai il cambio dietro. Sempre più leggeri. 16 perché dicevano che la bicicletta elettrica non era una bicicletta. Adesso questa pianta, cioè al pelo, una pianta pelosa. Che spettacolo il corner snack qua con mandorle, patur profondamente, e una selezione infinita di caffè e tisane. È mindful snack. Dopo la giornata in bici siamo venuti al castello. Sono delle terme. Ma che figata. Wow. Vogliamo parlare di queste terme? Cioè, ragazzi, è un castello. È un castello. C'è il lusso in ogni singolo poro di questo, in ogni singolo lume. Che spettacolo pazzesco. E tu? Non so perché, ma a volte in hotel non riesco veramente a dormire, mi sveglio prestissimo. Questa mattina ovviamente è successo, nonostante fossimo andati a letto a luna, oggi è un'altra giornata. Vabbè, comunque quello che ho deciso di fare, invece di rimestarmi e guardare il telefono dopo che l'ho fatto un quarto d'ora, è stato mettermi a lavoro. Devo assolutamente finire di editare questo video, sono in ritardissimo. Insomma, mi sono messa un'oretta e mezza a editare questo video. Adesso sono le 8 e faccio colazione.
Allora, ci avevano detto che qui, come avete visto, c'è quel corner bar, non c'è un vero e proprio luogo per le colazioni. E in più ci avevano detto che a disposizione per fare colazione c'erano principalmente brioche. Quindi io sono partita preparata e mi sono portata un giga pancake, perché per me la colazione è molto importante e per affrontarlo ho bisogno di qualcosa che mi dia la giusta energia. E con le brioche, cioè, avrei fame dopo 10 minuti, quindi mi sono fatta giga pancake, che è la cosa più pratica da portarsi in giro. L'ho fatto con i kiwi, solita ricetta, kiwi, e adesso me lo mangio qui in camera. Dove Terbandesi c'è una macchinetta del caffè, che cioè nemmeno quella di casa mia, e basta. E poi siamo pronti a ripartire per quest'altra giornata. Oggi vi porto a Bergamo, faremo un giro in tuk-tuk elettrico a Bergamo Alta e basta, non lo so, non ho capito, insomma vi spiegherò anche come funziona Bergamo e vediamo, perché mi ha detto che è veramente molto bella. Buongiorno! Questa per la salsina al cacao. Qui c'è del tè, pazzesco, tisane, purity, black tea, green tea, body and spirit, vai! Oh vai, mi sembra di essere a casa. Un po' l'arte dell'arrangiarsi, ho a disposizione questo bicchierino, questo, e come cucchiaino, questo. Non so se riuscirò a girare, vediamo. Non lo credevo possibile, ma con uno stecchino e un bicchierino di carta sono riuscita a fare la salsina perfetta. Ma che tu fai anche da coltellino? Vabbè, sto stecchino è il mio nuovo credo. Proprio sotto le mura hanno creato un orto sociale, praticamente i ragazzi coltivano questi orticelli e poi tu puoi venire a comprare la verdura e forse anche la frutta facendo un'offerta. Dopo questi due giorni a Bergamo abbiamo passato la settimana qui a Milano, abbiamo fatto un po' di commissioni, cose che erano rimaste indietro, tra cui... cosa di rilevante, posso dirvi che Blu è in procinto di essere spedito e rispedito a casa a Padova, perché è stato un anno fermo nel garage della Vale, in quanto qui Blu per strada soffriva un po' troppo. Dopo che poi me l'avevano trapanato non ce la potevo più fare e quindi ho preferito preservarlo e adesso lo mando a Padova, che probabilmente lì mi sarà un pochino più utile, forse, vabbè, insomma, regge un po' l'anima coi denti, però io ci credo nel mio piccolo Blu. No, è che a Milano la più piccola distanza è comunque mezz'ora, invece a Padova la distanza piccola, cioè, sono 3 minuti, e Blu li reggerebbe tranquillo, poi vabbè, va no. E poi Luna. Oggi pomeriggio portiamo Luna dal veterinario a fare gli ultimi accertamenti, o comunque a fare degli accertamenti. Lei era già stata prima dell'estate, aveva fatto un check completo e la sua insufficienza renale sembrava migliorata, cosa un po' strana perché il veterinario di prima, poi l'abbiamo cambiato, diceva che l'insufficienza renale non si può migliorare. Però a quanto pare era migliorata, solo che... continua a ingrassare,
io la vedo sempre più grossa e più grassa, e nonostante mangi veramente poco dei croccantini che dovrebbe mangiare, cioè lei dovrebbe mangiare circa 55 grammi, gliene faccio mangiare 30-35. Aspettiamo oggi il referto del medico, comunque ulteriori analisi. Sono un po' preoccupata, sì, anche perché è stato un po' mi sento un po' negligente come mamma, nel senso che dal momento in cui ha iniziato a mangiare i croccantini, seppur io all'inizio non ero proprio felicissima, ve lo sapete, poi in realtà ho notato che sono veramente molto comodi e pratici rispetto a una prepararle i pasti fatti in casa. Però ovviamente se mi verrà detto che è meglio prepararli in casa, poi dovrò andare da un nutrizionista e insomma vediamo, vi aggiornerò. Non vi avevo fatto vedere qui su YouTube un aggeggino che ho trovato veramente molto pratico per la distribuzione dei croccantini, ed è questo marchingegno qua. Praticamente lui è settato automaticamente, quindi ogni 7 ore rilascia la dose desiderata di croccantini. Devo dire che è stato veramente la svolta, perché Luna adesso si è abituata a chiedere cibo a lui e non più a noi. In questo modo abbiamo veramente tanto limitato i graffi, gli smiagolii, le richieste anche durante la notte, perché sa che il cibo non viene più dalla mano umana ma viene dalla mano meccanica, e quindi in realtà Luna sembra quasi più affettuosa, perché ora quando si avvicina vuole le coccole, poi se tu ne incominci a sfrumegare ti graffia e i graffi ci sono, però vabbè, insomma, vediamo. Poi sabato scorso Jimmy è stato al mercato e ha comprato una cassetta di pesche veramente super super low cost, talmente low cost che erano abbastanza andate e molto avanti, quindi abbiamo sfruttato l'occasione, perché qui non si butta nulla, per fare dei ghiaccioli slash gelati, e vi faccio vedere qua. Per favore, per favore. È rotto. No. È rotto. Ma come? Non sto scherzando. No, solo quello. Mi sa di sì. Ma perché qui c'è sempre da pulire alla fine? Sbrodolina. Ma io non c'entro nulla. La madonna. Boia. Via, sta si lecca dal tavolo. Risolvici il problema, fashion. Voilà. Voilà. Sono uscito di più. Boia, si è rotto bene però, eh. Ma non ce ne siamo accorti. Stai mungendo davvero un portaghiaccioli. Sì, ho appena munto un portaghiaccioli. Vai! Abbiamo 3 ghiaccioli. Lasciato poi in congelatore tutta la notte, il risultato è questo. Non è un ghiacciolo, ma è un po' più morbidino. Perfetto. Stecco gelato. Ultimo aggiornamento, poi penso che siamo anche alla fine di questo video. Oddio, quante cose che dico. Questa sera alle 8 vado a danza e allora, excitement level, non lo so, mi è un po' diminuito, ma adesso vi spiego il motivo. Per due motivi: uno, perché io la settimana scorsa, essendo andata a Bergamo, ho perso la prima lezione e è andata una mia amica, che ci eravamo messe d'accordo di fare le lezioni insieme, mi ha un po' raccontato, ha detto che
non le è proprio piaciuto tantissimo, perché ha fatto tipo su un'ora e mezza, un'ora e un quarto, ha fatto praticamente 40 minuti di esercizi e poi gli ultimi 20 minuti di routine, e insomma io forse cercavo qualcosa di diverso, però insomma questa sera lo provo anch'io, quindi valuto. Io ho due lezioni di prova per poi decidere se iscrivermi definitivamente. In più è entrato in questo periodo un'altra cosa che potrei fare, che è più formativa che ludica. È un investimento che ovviamente, insomma, dal punto di vista economico mi porta un po' a dover decidere fra le due. Quindi spendere per divertirmi oppure investire per formarmi in determinato ambito. Non voglio dire troppo perché, insomma, si sa. E nulla, quindi non lo so, mannaggia a me, me ne invento una ogni giorno, però sento che sto arrivando a un punto di svolta, e forse c'è già stato, devo solo fare quel passo in più, però ho avuto un momento in cui veramente ho detto allora sembra quasi tutto chiaro, forse ho trovato la mia strada, quindi non vedo l'ora di capirlo, primo, e due, ovviamente, raccontarvi, parlarvi tutto quello che mi sta passando per la testa. E basta, qui vedete il solito caos che in realtà abbiamo anche molto risistemato, e sistemato, ma è perché siamo in procinto di partire. Adesso andremo a Padova qualche giorno, abbiamo il matrimonio di una mia grande amica e dobbiamo passare per la campagna, insomma anche lì tutto il progetto sta andando avanti. Non ci sono stati video aggiornamento perché siamo un po' in a rilento con tutta la questione burocratica, e vabbè, poi anche lì vi racconterò. Mamma mia, oh, sono 10 minuti che parlo di fila. Vi devo raccontare un po' di cose. Se questo video vi è piaciuto, se vi mancavano tutti questi video chiacchiericci e minuti dove io parlavo, veramente non mi sono fermata un attimo e dovrò editarlo pochissimo questo video, il che è perfetto. Fatemelo sapere qua nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.